Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi altro video in cui vi mostro una delle mie creazioni. Questa è un'agenda formato A6 e è fatta anche questa con la mia nuova tecnica, quindi con l'aggiunta del feltro. Questa volta ho utilizzato il feltro giallo, in quanto con la carta queste con le lettere vintage ci stava bene. Mi è stata richiesta, quindi anche questa è su ordinazione e vi mostro subito com'è fatta. Allora, vabbè, l'apertura è la solita col bottoncino. Qua ho messo un bottoncino, è un bianco, perché giallo secondo me era troppo simile al feltro, quindi poi non si vedeva. Quindi si apre sempre col bottoncino, stavolta l'ho fatto solo col feltro, quindi rimane un po' più morbido. E all'interno, un po' diciamo come le agende che creo io solitamente, abbiamo la taschina. Questa qua è fatta sempre in feltro con il cartoncino, perché appunto per fare poi le taschine mi serve un qualcosa dietro per chiuderle. I soliti quattro fogliettini con i numerini pretagliati, quindi per tutti e 12 mesi, da inserire poi nel settimanale, ogni giorno appunto numerare i refill, perché appunto io i refill, ripeto, li faccio non datati. Poi vabbè, qua ho messo un nastro appunto per coprire le cuciture del feltro con il cartoncino. E poi ho preparato queste clip. Allora, questa con una clip bianca. E dietro stavolta le ho coperte con il feltro. Poi quest'altra clip, questa con una busta, le buste che si usavano una volta per la posta aerea, dietro sempre coperto con il feltro, e stavolta ho utilizzato una clip gialla, anche questa poi la inserisco nella taschina, e l'ultima clip, stavolta ho utilizzato la clip oro, e ho fatto questo orologio vintage, sempre plastificate, e dietro anche qui ho coperto, diciamo, la parte della colla con un pezzo di feltro. Poi, allora, questo è il primo divisorio plastificato, anche qui con delle immagini, un po' di lettere e foto vintage. Dietro è così, quindi c'è un calamaio, c'è un orologio di quelli da taschino, e poi inizia il mensile qui con una foto di una cartolina di Londra. Quindi il mensile anche qui, come al solito, vabbè, è diviso su due pagine con la griglia, dal lunedì al giovedì, dal venerdì alla domenica, con le note. Quindi qua si mette il mese e l'anno, e qui si può inserire tutto il mese, e anche qui sono appunto, ci sono i fogli appunto abbastanza per tutto l'anno, quindi sono 12 fogli. Sull'ultimo poi ho messo questa cartolina sempre stile vintage, dovrebbe essere francese perché c'è scritto carte postale. Poi ho preparato il segnapagina con il righello. Qui il segnapagina ho fatto i buchi e poi li ho tagliati di modo che si può togliere e inserire come si vuole, senza dover aprire gli anelli. La barra d'anelli ho utilizzato la solita col meccanismo che si schiaccia e si chiude così. Sono anelli color oro. Quindi dopo il mensile abbiamo quest'altro divisorio che mi piace tantissimo, anche qui la penna, quella stilografica, e il retro di questo divisorio è il continuo, diciamo, di questo libricino. Poi anche qui c'è l'orologio, altre cartoline al di sotto, e poi inizia il settimanale, quindi ogni mese diviso in settimane. Abbiamo, vabbè, la copertina del mese semplice con la scritta gennaio, e poi c'è attaccato il tab appunto per ritrovare i vari mesi. Il tab che è così, e girando la pagina si vede anche qui. Quindi poi, dicevo, quindi la copertina del mese, poi iniziano le varie settimane.
Su ogni settimana ho messo la foto della cartolina postale, quella con i fiori, e qui ho il mese, anno, un piccolo spazio per le to-do e per le note, poi comincia lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Così per ogni mese, quindi ci sono tutte le settimane per ogni mese. Sul retro di ogni mese poi ho questa immaginina, che mi piaceva tanto, e poi via, tutto l'anno, febbraio, marzo, aprile e via dicendo, fino a dicembre. Poi ho l'ultima sezione dove ho questo divisorio, anche questo mi piace tantissimo, c'è una foto della Tour Eiffel, altre cartoline, e qui c'è un quaderno con scritto My Travel Book, bellissimo. Qua poi è il continuo di quello dietro, e qui c'è una foto di Parigi, e mi piaceva tanto. In questa sezione ho messo dei fogli bianchi, ma ho stampato anche questo vellum con questo appunto fantasia vintage. In fondo, come al solito, anche qui c'è il nastro appunto per coprire le cuciture del feltro, e abbiamo poi come al solito la taschina dove io ho inserito un mio bigliettino da visita, e come al solito ho fatto il pen loop dove ho inserito questa penna che avevo comprato da AliExpress. Diciamo che è la più carina che ho, secondo me ci sta anche bene perché ha lo stile un po' vintage. E poi si chiude, e questo è il retro. Niente, spero che anche questa mia creazione un po' vintage vi sia piaciuta. A me piace tanto e spero tanto che piaccia anche alla persona che me l'ha commissionata. Se è così, mettete un bel pollice in su, condividete il video e continuate a seguirmi. Al prossimo video, ciao!